tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere assieme Garmin Varia, perché questo strumento è diventato essenziale per me e per chi lo utilizza non può più farne a meno. Allora, cosa è Garmin Varia? È un radar che ci fa vedere le macchine che arrivano da dietro e fa la luce, semplicemente è una luce. Fa quattro tipi diversi di illuminazione. E Garmin 510 ne dovrebbe far 6, Garmin Varia 515. In questo caso noi stiamo utilizzando Garmin Varia 510. E Garmin Varia 510 ha la luce, quella per la notte, che è quella bella potente, la luce diurna, che è un po' meno potente, e la luce intervallata. Volendo, oltre a queste, c'è anche la luce, quella inesistente, nel senso che noi riusciamo a vedere nel nostro computerino se stanno arrivando le macchine, che è la cosa più importante, che è la cosa che sicuramente ci è molto d'aiuto in questo sensore, e la possiamo vedere in questo modo nel nostro contachilometri se la associamo a qualsiasi Garmin, cioè da, in questo caso ho un Garmin Edge 820, ma è compatibile anche con un Garmin Edge 520 o come ovviamente nei dispositivi quelli nuovi, cioè Garmin dal 530 al 1030 Plus. Ci fa vedere anche nello schermo, oltre alle macchine che stanno arrivando, che sono i puntini che vediamo di lato, la velocità con la quale la macchina sta arrivando. Cioè, se vediamo una luce rossa, vuol dire che la macchina sta arrivando ad alta velocità, se vediamo la luce che si illumina di giallo, vuol dire che la macchina sta arrivando ad una velocità meno elevata. La durata della batteria è dichiarata da Garmin di all'incirca 16 ore. E dipende da come la utilizziamo, ovviamente se la utilizziamo solo radar, cioè con la luce spenta, durerà all'incirca 16 ore. Se la utilizziamo con la luce lampeggiante, durerà all'incirca una decina di ore. Se la utilizziamo con la luce sempre fissa, la durata è di qualche oretta. Quindi qualche uscita la riusciamo a fare lo stesso. Per impostarla nel nostro Garmin è molto semplice, basterà andare su impostazioni, aggiungi sensori, Garmin Varia, siccome dispone del sensore Ant Plus per il modello 510, per Garmin Varia 515 invece abbiamo anche la disponibilità Bluetooth che ci consentirà di utilizzarla con l'applicazione Garmin Varia sul nostro telefono. Quindi ci potrebbe essere utile se non abbiamo un dispositivo Garmin, cioè un Garmin Edge oppure anche un Garmin Fenix. Garmin Varia è molto preciso nella rilevazione, anche quando siamo in un gruppo di persone, ci dirà comunque se arriveranno macchine, se arriveranno moto, se arriveranno dei camion, e anche se noi siamo con un gruppo di persone che sono dietro di noi, riconoscerà comunque l'ostacolo. E parte da un prezzo di 199 euro per il modello con la luce, per Garmin Varia 515. Se riusciamo a trovare ancora Garmin Varia 510, probabilmente lo troviamo a un prezzo un po' più basso, e c'è anche l'alternativa senza luce che costa 50 euro in meno, cioè 150 euro. Non so quanto ne vale la pena però. Se questo video ti è piaciuto lascia un bel like e iscriviti al canale per vederne degli altri, e io ti saluto e ci vediamo alla prossima.